che si presenta è un'interessante fiasca del XVII secolo con applicazioni che è stata presentata recentemente ad un convegno a Torino dedicato al collezionismo nei musei. È un'opera veramente interessante in quanto risulta veramente particolare per la sua fattezza. Ha un collo antropomorfo, ma soprattutto si caratterizza per avere applicate delle decorazioni araldiche. Tra queste spicca lo stemma di Papa Innocenzo X Pamphili, che riesce ad ascrivere l'opera alla seconda metà del Seicento. Un confronto molto preciso con quest'opera è un'altra fiasca del museo della Fondazione Ferretti a Castelfidardo, quindi due opere completamente inedite con lo stemma Pamphili. Da quest'opera del Museo Civico di Fano è partita una ricognizione su quelle che sono le ceramiche popolari con decorazioni applicate. E la ricerca ha portato alla luce oggetti molto singolari in collezioni sia pubbliche che private, con decorazioni applicate che si caratterizzano per essere motivi araldici, ma soprattutto motivi legati anche alla religiosità popolare e al mondo della civiltà contadina. La forma di questi orci è ascrivibile principalmente ai centri di Apignano, Monte Ottone e Massignano, quindi le Marche centro-meridionali, ci fanno capire anche un mondo di altri tempi. Interessante la foto rintracciata negli archivi di Massignano, in cui si vede che durante le nozze venivano lanciati questi orci con all'interno delle monete ai piedi degli sposi, come gesto benaugurante. Quindi questa ricerca, na nata dal Museo Civico di Fano, è un ulteriore tassello per scoprire la ricchezza della ceramica marchigiana.